Però a proposito di bambini, io volevo chiamare accanto a noi Alessio De Carolis, il sorriso più bello d'Italia, che ti porta dei messaggi. Ecco, c'è scritto qui per Sandro Giacobbe. Ma va? Sì, ci sono dei messaggi per te. Ma non mi dire. Allora, intanto vorrei dire che io, sai perché sono contento di avere un po' di anni in più? Perché così mi metto gli occhiali quando leggo. Perché la gente dice, ma figurati. E invece dici, finalmente mi posso mettere. Ecco. Vabbè, allora, ma come mai sono arrivati? Ah, ecco, tutte quelle famose lettere che ti arrivavano. Ricordi? Queste sono quelle che avete scelto con gli auguri. Sì. Bene, beh, allora, abbiamo scelte un po'. Qui c'è il primo, dice, tanti auguri di un sereno Natale, un felice anno nuovo a te, Maria Grazia Scarpa, cioè sempre tutto lei, Maria Grazia Scarpa. Penso è sempre sì. Uno. Con simpatia da Sandro Giacobbe, tanti cari auguri. Io non ho capito questo messaggio. Nemmeno io veramente. Auguri, auguri di Natale, auguri a tutti. Tanti auguri. Tanti auguri. Va bene, stiamo lì a sindaca. Scarpa, stivale. Da uguale, dai. Poi c'è questa seconda lettera, dice tanti auguri di un sereno Natale e un felice anno nuovo per Antonella Montesano e la sua mamma Amelia. A voi che ascoltate sempre le mie canzoni, questo lo dico io, perché adesso sia la cosa. A voi che ascoltate sempre le mie canzoni, vi mando un affettuoso augurio fin su a Novara, perché voi siete un po' al nord. Auguri, auguri cara Antonella Montesano e Amelia, che è la mamma. È caldo? Un po' sì. Allora, poi adesso no, voglio fare gli auguri. Si è distratta no, come. No, perché era lì che era. Non sapeva se era Amelia la mamma o l'altra se era la mamma. Me lo stavo chiedendo. Caldo? Sì, è vero, però. Troppo caldo. Allora, questo è il terzo, stai tranquilla, sì. Così finiamo subito. È l'ultimo? L'ultimo. Okay. Allora, io voglio fare gli auguri. E in modo particolare a Ermanno, però i nomi li dovete, insomma, voglio dire. Ma se si no, chiamano vabbè, così. Ho capito, Ermanno Cozzolino, voglio dire, non è che uno, insomma, voglio dire. No. Sempre che? Più caldo. Allora, caro Ermanno Cozzolino, ti mando tanti auguri perché sei imbarcato su una nave da crociera. Oddio. E non è solo lui. No, io eh? Da qui vedevo su una neve. No, 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 è una nave da crociera. È alla sua band che si chiama Cuba Libre in Cozzolino. No, in navigazione. Ecco, allora c'è. Allora ricapitoliamo. Fai un zoom. Allora, Ermanno Cozzolino okay. È imbarcato su una nave da crociera insieme alla sua band Cuba Libre. E in questo momento sono in navigazione. Quindi insomma vi mandiamo tanti auguri di buon Natale. Auguri, buon augurissimi. Natale. Ce l'abbiamo fatta. Buon Natale, buon anno, buona tutto. Navigazione. Sì. Cozzolino e vabbè, tanti auguri, insomma, va bene. Va bene? Benissimo. Abbiamo finito. E adesso sì, c'è posso anche andare. Qualche poesia, no? Qualche ancora, poesia in musica. E poi dobbiamo anche ringraziare Gianni Domingo Bove che ha realizzato tutti i nomi no, e cognomi. Bello. Complicatissimo. Sì, che ha realizzato lo spot con Last Christmas. Bellissimo, quindi grazie. La nostra sigla. Grazie di Pio feste. Bove, grazie Pio Bove. No, Pio Bove. Non Domingo è più. Bove. Ah, Gianni ho capito. Domingo Bove. Pio Bove. E invece adesso sappiamo, facile, Marina Peroni. Ah beh, qui sono. Ecco, grazie. Ecco Marina, eccola. A te, Marina. Ti lasciamo ma tutto sì, però il centro palco. Dovevate prepararlo un attimo prima, In che senso? Ma hai sentito come ha letto i messaggi? Benissimo, lasciamo stare. Meglio su, cantare. Dai. Cosa canti, scusa? Canto due gocce di poesia. Due gocce di poesia, ciao.